Come si chiamava in dialetto? Quando il calesse guidato da mia nonna Marietta, al termine del lungo viale in salita, curvo e alberato, arrivò in vista di Lu Yazu, come si chiamava in dialetto la casetta in campagna dei miei nonni, mi parve che quella visione fosse il simbolo di tutto ciò che amavo. Avevo 9 anni. Lu Yazu mi ispirava un senso di emozione cui si accompagnava la soddisfazione di essere il nipote di quei nonni da cui mio padre ed io avremmo ereditato Lu Yazu. Perché? Commento. Perché non a caso tu eri nato da quel padre che non a caso era nato da tua nonna e da tuo nonno, i quali non a caso erano nati nel meridione, dove chiamavano la loro casetta in campagna Lu Yazu. Ciò che vi aveva aggregato erano i codici, le vostre modalità vibratorie che vi rendevano aggregabili. Infatti, l'assoluto è vibrazione.